Celebriamo i Vespri nel giorno di sabato del tempo ordinario. Il sapore dell'autunno è quello della maturità. Non qualcosa di stanco, ma di compiuto. Sembrano morti i semi sotto la terra e invece dormono soltanto. E la terra è un grembo pregnante, in attesa del parto primaverile. Come il tramonto che prepara la notte. E la notte è il nido scuro del giorno, la tana buia della luce. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inondami di cielo, Maria. Tutto qui mi canta di te. Sei la mia più dolce poesia nell'immensità degli occhi tuoi. Pieni d'amore mi perderò. L'attesa della domenica diviene certezza nei Vespri. Siamo già nella soglia, nel giorno del Signore, ma c'è una notte da affrontare. Non ci colga nel peccato. Sarebbe un vero peccato non vivere la domenica al pieno della gioia. La promessa di essere vicini a Gerusalemme ravviva le intime energie dell'esule, a tal punto che gli pare già di essere alle porte di Gerusalemme. Ecco, la gioia nasce da questa certezza. Senz'altro raggiungerò la città santa.
Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì, che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui gloria nei secoli. Amen. Maria è giunta alle porte della storia della salvezza. Può ora cantare il Magnificat, certo che la promessa di Dio si è avverata. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera. Sei tu sei. Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra. Il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace. Venga il tuo regno fra tutte le nazioni. E si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'Alleanza. Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia. Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito. Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene. Dona loro il 100 per 1 e la vita eterna. Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra. Accogli tutti nel riposo eterno. O Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.